Microsoft, come ogni mese, suddivide i giochi per Game Pass in due tranche, in modo da offrire ai giocatori più titoli sia nella prima e sia nella seconda metà dei mesi. Anche questa volta l'appuntamento è arrivato, quindi scopriamo insieme quali sono i titoli disponibili all'interno del Game Pass di giugno 2024 per quanto riguarda la prima metà del mese. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiochitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta. Buona visione! Octopath Traveler 1 e 2 saranno disponibili all'interno dell'abbonamento Game Pass. Seguite la storia intrecciata di diversi avventurieri che si imbarcano in un'avventura nella terra di Orsterra. Ognuno di loro ha diverse abilità che saranno utilissime in battaglia contro nemici e boss. In descrizione potete trovare la recensione di Octopath Traveler, che vi ricordiamo è disponibile su cloud, console e PC. Nel secondo capitolo di Octopath Traveler gestiremo 8 nuovi personaggi, questa volta dovranno viaggiare però per la terra di Solistia. Il titolo è disponibile per il cloud, console e PC. The Personalization è un GDR da tavolo ispirato al richiamo di Cthulhu, ricco di storia. Ci sono più ramificazioni con finali multipli, il tutto nella ricerca di costruire un mondo diverso. Il titolo è disponibile per PC. In Isonzo potrete testare in prima persona le vostre abilità tattiche in questo sparatutto ambientato nella Prima Guerra Mondiale. Il titolo è disponibile per il cloud, console e PC. In Callisto Protocol dovrete sopravvivere per sfuggire agli orrori di Callisto. Usate sparatorie e combattimenti corpo a corpo per farvi strada nella prigione di massima sicurezza. I vostri nemici saranno creature disumane. L'obiettivo? Scoprire la cospirazione presente sulla luna morta di Giove. Il titolo è disponibile per i cloud, console e PC. In Still Wakes the Deep, la storia inizia con voi intrappolati su una piattaforma petrolifera nel mare del nord, in fuga da un qualcosa che è salito a bordo. Senza via di fuga e senza modo di reagire, tutto quello che potete fare è sopravvivere. Il titolo è disponibile per il cloud, console e PC. Come sempre, purtroppo, dobbiamo dire addio ad alcuni videogiochi che lasceranno l'abbonamento Game Pass, precisamente il 15 giugno. Vi lasciamo l'intera lista a schermo. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva, ma soprattutto scriveteci nei commenti a quali titoli giocherete all'interno dell'abbonamento Game Pass per questa prima metà del mese di giugno. Un saluto e alla prossima!